Chirurgia refrattiva con laser ai cimeri è una branca dell'oculistica che si propone di correggere i difetti visivi, che sono principalmente tre: miopia, ipermetropia e astigmatismo, attraverso l'utilizzo di un laser speciale che si chiama appunto laser ai cimeri. La tecnica che utilizziamo in questo centro è una tecnica prettamente di superficie parachirurgica, cioè significa che noi utilizziamo esclusivamente il laser per poter correggere il difetto visivo. Attraverso l'utilizzo di laser che abbiamo a disposizione, che è dell'azienda leader nel settore mondiale dei laser, ed è un'azienda californiana, noi siamo in grado di fare un intervento estremamente semplice. Il paziente si sdraia sul lettino operatorio con il viso sotto il microscopio operatorio, gli viene apposta una mollettina che si chiama blefarostato per tenere aperto l'occhio, lui deve fissare una luce rossa che è la luce di puntamento, dopodiché il chirurgo, e cioè io, do il consenso al laser per lavorare, e il laser, che è programmato attraverso un computer qualche giorno prima, esegue l'intervento in 30 secondi senza sentire nulla. L'intervento necessita di 4 giorni di convalescenza, perché in realtà, pur essendo così veloce, rapido e superficiale, è come una piccola scottatura da ultravioletto, cioè come l'operaio che salda non mette la maschera e deve stare 4 giorni, di cui almeno un paio con gli occhi che bruciano un po'. Dopodiché il paziente viene liberato da lenti a contatto di protezione che noi mettiamo al momento dell'intervento ed è già subito libero di recuperare le attività quotidiane di lavoro e di svago. Il vantaggio di questo intervento è intanto di eliminare il difetto visivo e recuperare una totale libertà nella vita privata, nella vita di lavoro e ovviamente anche di svago. E quindi un grande vantaggio da questo punto di vista. Ma con gli interventi che si fanno negli ultimi 12 anni con i laser customizzati, cioè personalizzati, come quello che abbiamo noi in dotazione, noi riusciamo anche a recuperare una migliore qualità visiva, che vuol dire non solo vedere bene e a fuoco, ma anche con maggiore luminosità, maggior contrasto del colore e quindi anche un vantaggio funzionale. Per cui l'intervento non è un intervento estetico o solo di libertà, ma anche un intervento vero e proprio medico per migliorare la qualità visiva della persona.